procura di Agrigento ricorre in Cassazione contro l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'avvocato Arnone, disposta dal riesame. I dettagli. Il 12 novembre scorso l'arresto dell'avvocato Giuseppe Arnone, il 16 novembre la convalida dell'arresto e la concessione dei domiciliari, il 25 novembre ancora in carcere a causa della presunta violazione da parte di Arnone di alcune prescrizioni cautelari connesse alla detenzione domiciliare. Il 29 novembre il Tribunale del Riesame di Palermo annulla l'ordinanza di custodia cautelare a carico di Arnone e gli restituisce la libertà. Nel frattempo la procura di Agrigento ha letto le motivazioni del verdetto del riesame e lo ha impugnato innanzi alla terzo e ultimo grado, la Cassazione. I giudici del riesame in estrema sintesi hanno sentenziato che non ricorre il reato di estorsione e se ricorresse invece il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per tale reato non è imponibile la custodia cautelare. La procura agrigentina ritiene invece che la pretesa di Arnone di intascare dall'avvocato Picone 50.000 euro tra i 18.000 ciascuno per i figli disabili della signora Barbiere e i 14.000 per lui stesso in ragione dei suoi contenziosi con la Picone sia una pretesa estorsiva che Arnone avrebbe sostenuto prospettando di sollevare clamore mediatico intorno ai procedimenti contesi qualora la stessa pretesa non fosse stata soddisfatta. Il tutto è nero su bianco in una transazione tra le parti in causa, alla cui stesura hanno contribuito anche altri avvocati di parte. Il procuratore Luigi Patronaggio, l'aggiunto Ignazio Fonso e i sostituti Carlo Cinque e Alessandro Macaluso hanno firmato il ricorso di 23 pagine e tra l'altro scrivono: la condotta posta in essere dall'indagato, quindi Arnone, è stata, fin dai primi contatti intrattenuti con la persona offesa, quindi Francesca Picone, e con i suoi difensori, tutta incentrata su una continua e costante pressione psicologica che ha ossessionato in maniera parossistica la vittima, giunta sino al punto di denunciare l'estorsione. Le minacce di una denuncia per associazione per delinquere, della pubblicazione di un dossier analogo a quello denominato Sesso e Malagiustizia, pubblicato dall'indagato lo scorso mese di agosto, della campagna mediatica finalizzata a diffamare e calunniare la persona offesa, hanno in toto annullato la libertà di autodeterminazione della vittima, il cui consenso negoziale è certamente viziato. Si ritiene pertanto che a qualificare come estorsiva la condotta dell'indagato, a prescindere dall'astratta debenza delle somme richieste in pagamento, siano proprio le modalità utilizzate per piegare la volontà della controparte, consistenti in larvate minacce di distruzione professionale e personale della persona offesa, mediante organizzate e poi realizzate campagne diffamatorie e calunniose. Arnone ha posto la Picone di fronte alla secca alternativa: pagare o patire una campagna mediatica denigratoria e calunniosa, potenzialmente distruttiva. Del mondo della Picone